Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft. Ho sbagliato tasto? Benvenuti in questo nuovo video di Minecraft, signori. Io sono Maullo941 e oggi continueremo la nostra costruzione dell'acquario mentre il tramonto ci saluta alle nostre spalle. Se sentite tutti questi rumori di sottofondo è perché è spuntato anche il mercante, signori. Vediamo cosa mercanteggia il buon mercante. Se lo becco, dove stai? Dove stai, zio? Dai che sei qua. Ma guarda che non me lo deve fare. Non me lo deve far incontrare. Ok. Mughetto, blocco di corallo, semi di barbabietola, fiorellina e secchio con pesce tropicale. Porca miseria, questo ci servirebbe molto in questo momento. Però 5 smeraldi, sinceramente, me lo vado a cercare io. Signori, prima di partire ufficialmente con il video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date alla serie, al canale. Vi ricordo di iscrivervi, di commentare, vi ricordo di appunto soprattutto iscrivervi perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno. Ci riusciremo? Non lo so, però è un obiettivo che ci siamo posti e col vostro aiuto ci proveremo. Allora signori, abbiamo un po' di vetro messo qui da parte, quindi dobbiamo continuare la costruzione del nostro bellissimo acquario. Ho provato anche a mettere i pannelli di vetro invece di mettere proprio il blocco di vetro per vedere se magari veniva più snello, più carino, ma non mi piace, no, perché veniva comunque, rimaneva la distanza, l'acqua non arriva precisamente qui e quindi veniva abbastanza bruttino. Allora signori, il progetto è di salire almeno di altri due blocchi di col vetro, sì, altri due blocchi col vetro. Metteremo un altro livello solo di acqua, anche perché non possiamo farlo altissimo, cioè va bene tutto, però voglio anche poter vedere quello che succede all'interno dell'acquario. Quindi faremo due livelli di vetro, vediamo se con questi riusciamo a completare tutto quanto il giro. Penso di no. Poi metteremo il livello di acqua, che sarà più o meno, diciamo, quindi al terzo livello, quindi l'acqua arriverà qui, quindi diciamo i pesci si muoveranno in questa zona di qua. Sopra lasceremo un blocco di spazio in modo tale che potremo mettere le ninfee e tutte le altre varie situazioni, e quindi anche l'axolot potrà salire e stare in quella zona di lì. E poi metteremo un giro di legno in modo tale da chiudere, diciamo, il nostro acquario. Quindi diciamo che sarà questo più o meno l'obiettivo di oggi. Sarà l'obiettivo completare l'acquario col giro di acqua, abbellirlo di dentro e poi è stop, signore. Penso che per oggi ci fermiamo qua. Domani, nel video di domani, dovremo andare a cercare tutti i vari pesciolini da metterci dentro. Vorrei metterci anche una tartaruga. Mi piacerebbe anche, signori, metterci una tartaruga. Non sarebbe brutta come cosa. E il problema è che dovremmo andare prima a trovare una tartaruga, farle accoppiare e dopodiché vedere di farla nascere qua dentro. E la cosa non è per nulla facile. Però mai darsi dei limiti, è giusto? Mai darsi dei limiti. Allora, noi abbiamo un secchiello d'acqua messo qui. Abbiamo il silk touch, ok. Riesco a prendere l'acqua d'acquaio, perfetto. Allora dobbiamo semplicemente continuare a riempire il nostro bellissimo acquario, come se non ci fosse un domani. Certo, se mi ci butto di dentro è più facile, ma se mi ci butto di dentro poi abbiamo problemi a uscire. Ma non dovrebbe essere molto lunga come situazione non dovrebbe essere molto lunga. Riesci a metterlo là? Sì. Riesci a prendermene un altro? Ok. Completiamo questo giro di acqua, vediamo se effettivamente il campo visivo è come l'avevo pensato io. Prendi, metti qua, ok, perfetto, qui si sta piano piano sempre più riempiendo e il progetto dell'acquario sta prendendo sempre più forma. Dai così, questa mettila lì. Quanta cazzola d'acqua manca ancora? Porca miseria, dai. Quello l'abbiamo sistemato, questo l'abbiamo sistemato. Dai, zio, quanta acqua vuoi ancora? Così, si è riempito tutto? No, me ne manca un pezzettino lì che lo faremo mettendo l'acqua qui. Allora, ti sei riempito tutto? No, manca dell'acqua là che andiamo a mettere velocemente sperando che basti. Basta? No, manca ancora acqua. Ok, perfetto, siamo riusciti a ottenere l'effetto che desideravamo. Ora,
Vediamo un attimino, scendiamo, scendiamo, signori, scendiamo. Sì, io direi che va bene così, signori. Così riusciamo a vedere il nostro bell'acquario e non troppo alto. Troppo alto poi non avrebbe senso. Allora, prima cosa da fare. Ci serve il kelp. Ci serve l'aluminite. Ci serve le ninfee. Ci serve questo. Ok. Ci servirebbe anche un po' di bone meal che dovremmo avere che dovremmo avere un po' di bone meal se non sbaglio. Non ci voglio andare nella farm di scheletri, quindi speriamo che ci sia un po' di bone meal da riuscire a piazzare qua dentro. Sti gatti hanno rotto le scatole, signori. Cioè, io il villaggio lo volevo bello popoloso di villaggiosi, di villaggeri, non di gatti. Porca miseria. Allora, vediamo se qui abbiamo un po' di. Sì, ok. Ci basta questo anche meno. Tanto abbiamo solamente eventualmente per far crescere qualcosina. Un pochino di kelp. 14, sì, tanto poi cresce da solo. Le ninfe le abbiamo. Ci serve la luminite. Salito qua sopra il gatto? No. Li continuo a sentire. Me li sogno la notte, signori. La luminite è qua dentro. Ok. Ne pigliamo. Facciamo nemmeno due, intanto per il sotto, e poi ce ne servono altre due per il sopra. Penso che sì, ci bastano questi. Quattro luminite ci bastano, e poi il legno per fare la copertura, il giro di chiusura. Il legno per fare il giro di chiusura lo potremmo, che legno abbiamo? Abbiamo il legno di acacia, signori. Ci spariamo un po' di acacia, ma sì, spariamoci un po' di acacia per cambiare anche il colore. Per cambiare anche il colore del nostro acquario. Direi che va bene, signori. Penso che un livello poi basti per i nostri pesciolini per muoversi. Penso di sì, penso di sì. Non penso che abbiano bisogno di tanto spazio. Allora. Noi abbiamo l'elmetto con coso ce l'abbiamo, sì, con respirazione. Così io riesco a fare le due lampade per il sotto. E quindi io andrei a mettere a puro caso, signori. Ne mettiamo una qui. Allora, se ne metto una qui. Aspettate, la zappa ce l'ho. Se ne metto una qui è come se l'avessi messa 1, 2, 3, 1, 2, 3. La dovrei mettere 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vediamo se ci piace. Sì, ci piace. Due blocchi di distanza e poi le altre le mettiamo invece a incrocio diverso. A incrocio diverso, quindi mettiamo una di qua e una di qua. Perfetto, guardate come si vede torbida l'acqua da dentro. Mi piace questo effetto mi piace. Ok, recuperiamo un attimo l'ossigeno. Mettiamo un po' di queste a caso, così diamo la possibilità poi all'axolotl di. No, porca miseria, ho perso l'acqua qui? No, ok. All'axolotl di. Levami le torce però, che le torce giusto giusto però non mi servono. Ok. Sali qui sopra, ok. Ne metterei un'altra qui. Un'altra là. Anche un'altra qui. Qui magari sull'angoletto, perfetto. E una lì proprio sull'angolo, mi piace. Ok. Poi mettiamo un po' di questi. Così, anche nell'angolo che ci sta, dai, così. Vorrei portarci anche le tartarughe, signori. Il problema è che dobbiamo dobbiamo trovare due tartarughe, farle riprodurre, il che significa farle riprodurre e prenderci le uova. Prenderci le uova, dopodiché dobbiamo portarle qui, mettere in un punto buono e aspettare che schiudano a farle crescere praticamente, sì. No, non volevo mettere ancora di questo, però oramai ce l'hai messo, quindi ce lo teniamo. Mettiamo un po' di kelp così a giro, che questo poi mo crescerà e sarà anche questo molto carino. Dai così, e penso che ci siamo, se no poi diventa un poco troppo. Penso di sì, penso che vada abbastanza bene. Sì, va bene, mi piace, mi piace, mi piace. Ok, a questo punto pensiamo al tetto. A questo punto pensiamo al tetto. Mi basteranno 42 blocchi per fare il tetto? Non penso.
Penso proprio di no, a meno che non lo vogliamo fare con degli slab qui a giro e poi il pezzo più alto sopra. Voi direte, ma perché devi chiuderlo? Perché ci voglio mettere la luce pure di sopra, se no non ha senso. Lo potremmo lasciare così aperto e non chiuderlo? Ma gli acquari sono chiusi, gli acquari non è che sono aperti, però 42 blocchi di acacia non mi bastano mai nella vita, decisamente no. Dobbiamo farmare un poco di acacia. Dai, ci sta, signori. Poi tutto crescerà, tutto prenderà un po' più di vita. Ci metteremo un sacco di pesci, signori. Un sacco nel video di domani dobbiamo andare a recuperare un sacco di pesci. Sarebbe bello metterci pure uno squib. Però un polipetto. Però come cazzo ce lo mettiamo un polipetto noi qua? È quasi impossibile, è quasi impossibile. Dove sta l'acacia? Allora dobbiamo farmare un po' di acacia. Allora, un breve taglio, signori. Un breve taglio, mi pianto giusto giusto due alberelli di acacia. Ci vado col bone meal che avevo preso per le piante e ci rivediamo dopo. Sì, perché così faccio una cosa carina. E poi magari un pesce dobbiamo recuperarlo. Un pesce da metterci dentro, almeno oggi lo dobbiamo recuperare, signori. Ok, signori, abbiamo fatto tutto l'ambaradan della caccia, ne abbiamo recuperato un bel po'. Qui saliamo. Questa la poi andremo a eliminare tutto. Allora, ho deciso che facciamo un primo giro. Qua abbiamo uno che non abbiamo trasformato, va bene. Ho deciso che facciamo un primo giro, signori, con gli slab di acacia. Ora non so se nel magazzino abbiamo slab di acacia, non me lo ricordo sinceramente, ma non c'ho voglia di andare a vedere. Quindi facciamo un primo giro di slab, così lo rendiamo un pochino più snello. Aspetta, sì, lo rendiamo un pochino più snello la parte qua del tetto. E poi, no, questo non doveva succedere. Ma porca miseria, il cerchio lo devo recuperare, se no mi rimarranno qua per tutta la vita. Ok, completiamo questo giro di slab. Dai così, dai così, dai così, dai così. E poi al centro ci mettiamo pure gli slab. No, al centro ci mettiamo i blocchi sani, però giustamente un poco più spostati. In che senso? Che noi mettiamo il blocco di terra qui e questo lo mettiamo. Ok. C'è qualcosa che non va nel mio piano. C'è qualcosa che non va nel mio piano. No, allora devo mettere due blocchi. Se voglio fare questa cosa così, devo mettere forse un blocco sano. Sì, devo. Va bene, va bene. Non è un problema, signori. Faremo un altro giro di slab. Tanto ce li abbiamo, li possiamo fare e non è un problema. E non è un problema. Pensavo venisse meglio il disegno che avevo in mente. E invece no. Quindi ridammi la crafting table. Piccolo imprevisto del lavoro, piccolo imprevisto del lavoro, ma se uno non prova non può mai sapere. Pensavo riuscissi a metterlo subito a filo, e invece no, invece il gioco mi ha detto no, non lo puoi fare. Ok, e questo è così, e poi a giro ci mettiamo tutti questi di qua. Ora calcoliamo giusto dove devo mettere anche. Ah, porca miseria. E adesso sono cavoli. E adesso sono cavoli. Perché appena rompo questo, ecco, non riesco più a uscire ora. Ma porca miseria, ma io perché mi complico la vita? Il piccone col siktach l'ho posato, il vetro l'ho posato pure. Quando si dice ti vuoi complicare la vita? Sì, voglio complicarmi la vita. Bene. Allora, io cosa ho detto? Dobbiamo capire dove mettere 1, 2, 3. Quindi qua li abbiamo messi a 1, 2, 3, giusto partendo dalla sabbia, quindi come se partissimo da qua. Quindi 1, 2 e 3, quindi qua ci va l'alluminite, ok? L'importante è avere le idee chiare. Ok, facciamo un attimino il segmento centrale. Così, ok, così intanto da questa parte di qua non sbagliamo. Tutti gli acquari sono chiusi, signori, quindi non ha senso lasciare questo nostro aperto. Non avrebbe senso.
Certo, effettivamente voi, in questo momento voi starete pensando è più logico però metterci prima i pesci dentro e poi chiuderlo che chiuderlo prima e dopo metterci i pesci. Anche questo è vero e ci avete perfettamente ragione. E ci avete perfettamente ragione, ma vabbè, non tutti i progetti nascono col buco, signori. Ci sono quelli che vengono fatti e poi vengono modificati durante la seduta di ultimazione, di miglioramento, ecco. Quindi diciamo che sì, va bene così, va bene così. Chiudiamo qui il bordo, vediamo dove dobbiamo mettere l'alluminite da questa parte di qua. Creiamo l'alluminite, ce la piazziamo e direi che per questo video, signori, è tutto. Anche se volevo chiudere il video mettendo un pesciolino all'interno del nostro acquario, quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3, l'alluminite va messa qua. Così abbiamo l'incrocio di luminite. Questa non c'entra niente, questo lo possiamo levare, perfetto. Ora facciamo le altre due lampade di luminite, perfetto, e le piazziamo una qua, tacchete, e una no. No, 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 signori, fermi tutti, perché noi dobbiamo. No, allora l'alluminite non la piazziamo perché? Per il semplice fatto che abbiamo detto dobbiamo metterci almeno un pesce. Un pesce dobbiamo metterci anche l'axolot. Quindi, breve stacco, signori. Vado a recuperare quanti secchielli ho? Tre. Perché uno è dentro, uno è nella lava. Uno è nella lava. Sì, nella lava qua nella fornace. Quindi ho tre secchielli che posso riempire e recuperare tre pesciolini. E ci vediamo, signori, breve stacco, recupero i pesci. Andiamo al recupero pesci. Ok, signori, abbiamo recuperato tre salmoni, che direi che per iniziare vanno più che bene. Tra l'altro è calata anche la notte, quindi vediamo così col buio l'effetto del nostro acquario, vediamo che effetto ha. Dopodiché dobbiamo portare una sola piccolissima modifica. Vediamo. Dai, dai, ci sta, ci sta. Si vede, mi piace, mi piace. Recuperiamo l'axolot. Recuperiamo l'axolot. Dobbiamo solamente apportare un'unica piccola modifica, ovvero dobbiamo mettere. L'avevo messo qua l'axolot? No, l'avevo messo qua. Perfetto, dobbiamo aprire il centro. Così lasciamo per ora un'apertura centrale, in modo tale che io possa recuperare i blocchi quando posso inserire gli altri pesci senza dover fare chissà quali lavori terribili. Quindi saliamo nuovamente qua sopra, apriamo questi quattro blocchi di qua che ora sicuramente finiranno lì dentro e io perderò malamente. Due, affanculo, lo sapevo. Tre, ne abbiamo perso solamente uno fino a no, per uno, signore, per uno, mannaggia. Mettiamo i nostri pesciolini. Ce la faccio a mettere i pesciolini? Dimmi che ce la faccio. Non arrivo a mettere i pesciolini. Ah, e va bene, e va bene, e va bene. Allora, apriamo qua, che dovremmo comunque essere più vicini all'acqua, dico. Ok, ora riesco a mettere i pesciolini? Ma stai scherzando? Perché non riesco a mettere i pesciolini? Mannaggia di una. Di una paletta ambriaca, non lo dicevo da un sacco di tempo. Porca miseria, ora scendiamo lì sotto. Grazie, gentilissimo. Ora riesco a liberare i pesciolini? Non me li fa liberare. E l'axolot? Nemmeno. Abbiamo un problema, signori. Abbiamo un grossissimo problema. Abbiamo un acquario che non può contenere pesci, perché giustamente siamo in una palude e questi pesci nella palude non ci stanno. No, questo si è liberato. Che cazzo? No, ma allora abbiamo problemi. Abbiamo problemi seri. Ma che razza di problemi abbiamo? Non ho capito, sì. Mi manca un passaggio. L'axolotl riesco a liberarlo. Abbiamo un grosso problema, l'Axolotl si è mangiato i miei tre salmoni, maledetto te chi non te lo dice pure. Vuoi venire qui, zio? Zio, cortesemente vieni qui, mannaggia. Vieni qua, zio, vieni, vieni, cucciolotto? Cucciolotto? Si è mangiato i tre salmoni, l'Axolotl.
L'axolotl se mangiate... È vero, perché l'axolotl si nutre con i pesci vivi. Scusa, scusa, zio. Sei simpaticissimo, ma mi stai ammazzando... Mi hai ammazzato un acquario. Mi ha ammazzato un acquario, signori. I tre salmoni che avevo recuperato me li ha ammazzati tutti e tre. Ok. Perfetto, quindi l'axolotl non può stare con i pesci vivi. Bene. Abbiamo scoperto una cosa nuova, signori. Abbiamo decisamente scoperto una cosa nuova. Bene, Axolotl di merda, faremo un acquario appositamente per te. Allora, ottimo, ottimo. Cioè, scioccato. Sono completamente scioccato, signori. Avevamo organizzato tutto, eravamo tutti contenti. Questo lo chiudiamo, ok. Qua mettiamo l'alluminite. Perfetto, l'alluminite è qui. Ok, questo buco lo lasciamo aperto per inserire gli altri pesci se ci riusciremo un giorno, forse mai nella vita. E signori, abbiamo un piccolissimo problema. Tutto era nato perché mi era piaciuto l'axolotl e lo volevo nel mio acquario. E invece l'axolotl si mangia i pesci. Bene. Dove cazzo lo mettiamo l'axolotl? Non lo so. E troveremo una soluzione pure per l'axolotl. Scrivetelo nei commenti se qualcuno magari sa come poterlo domare, però va bene, vuol dire che lì ci metteremo i pesciolini, e pesciolini, salmoni, pesci tropicali, no, si è rotta pure un'infea, no, non c'è più voglia, la sistemeremo prossimamente, però si vede i pesciolini si vedono, dai. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto, noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto, bella raga, ciao!